Andavano veloci i camion? Czy ciężarówki te jechały z dużą szybkością, czy nie? Nie, nie. One szybko nie jechały. Se camion? In media andavano piuttosto piano. No. Oni mieli obliczone, że czym wolni, tym dojechał do lasu, to ten co zdążył zadusić. A jak szybciej jechał, to właśnie ten co jak szedł do lasu, to oni jeszcze byli żywi, jak on skręcił do lasu, to się wywalił sam. Era tutto calcolato, perché si doveva uccidere la gente che era dentro strada facendo. Se i camion correvano troppo, non erano proprio morti quando arrivavano nella foresta. Andando più piano, facevano in tempo a uccidere tutti. Una volta un camion ha slittato nella curva. Właśnie nie widziałem tylko pół godziny temu, jak przyjechałem do tej leśniczówki. Sono arrivato mezz'ora dopo e una guardia forestale che si chiamava Senjak mi ha detto: che peccato, arrivi troppo tardi, ti sei perso un camion che ha slittato, la parte di dietro si è aperta e gli ebrei sono caduti in mezzo alla strada. Vivevano ancora. Allora uno della Gestapo, vedendoli strisciare per terra, ha preso la rivoltella e ha sparato. Li ha fatti fuori tutti. Poi sono venuti gli ebrei che lavoravano nella foresta. Hanno raddrizzato il camion e hanno rimesso dentro tutti i corpi. C'era una strada che percorrevano i camion a gas. In ogni camion a gas c'erano 80 persone. Quando arrivavano, le SS dicevano: aprite le porte. Aprivamo le porte e subito i corpi rotolavano per terra. Una SS diceva: due uomini sopra e due uomini salivano. Erano due che lavoravano ai forni, avevano l'abitudine. E poi c'era una delle SS che gridava: buttate i corpi in fretta, arriverà un altro camion. E si lavorava finché tutto il trasporto fosse bruciato. E si continuava così per tutto il giorno. Sì, così.